Come avrete visto da titolo e da fotografia di anteprima, ora ci sistemiamo. Facciamo un bel mio spacchettamento di una novità assoluta, perlomeno per quello che ne so io, sempre per quanto riguarda gli Yankee Candle, o comunque le candele profumate in generale. Finalmente anche in Italia, voi forse da qualche mio video passato avrete visto che io ho qualche ossessione e qualcuno non ho neanche girato, che mi è un po' passata per le mystery box. Voi sapete, sono queste box che vengono spedite, insomma, con una selezione di prodotti. Può essere cibo, possono essere trucchi, eccetera, eccetera. Di solito si dà una preferenza e viene spedita mensilmente questa box. Poi dipende, un mese, 3 mesi, 6 mesi, dipende dalle condizioni di chi offre questa box. Da pochissimo tempo un negozio, che è un negozio di vini, che si chiama Room 12, ha fatto questa mystery box riguardante le Yankee Candle, diciamo, e non solo. Io potevo farla scappare, no? E niente, io non l'ho ancora aperta, la apriamo qui proprio insieme a voi, cerchiamo di vedere cosa c'è dentro. Io vi dico sotto nell'info box, vi metto tutti quanti i riferimenti anche dalla pagina Facebook. Qualsiasi domanda voi abbiate, potete chiedere, insomma, a chi gestisce il negozio, una ragazza molto gentile che si chiama Valentina. Appunto, come in tutte le mystery box, si compila una sorta di questionario in cui vengono espresse delle preferenze. E niente, passiamo allo spacchettamento. Dunque, vabbè, è arrivato tutto naturalmente in una scatola con questa bellissima carta, cioè, che io conserverò gelosamente per riciclare allegramente, perché è molto carina. E come avete visto dalla foto, arriva impacchettata in questo modo. Io non l'ho ancora aperta, vi dicevo. Questa è una sportina colorata, molto carina, con delle foglioline. Questo è il bigliettino del negozio. Io spero voi riusciate a vedere perché non vedo niente manco io. Molto bene. Apro. Dunque, tiro fuori quello che c'è dentro. Ora, scusate se faccio un gran casino perché io faccio sempre. Dunque, è tutto contenuto in questa bellissima sportina. In pratica mi piace anche la scatolina, carinissima. Vedete, qui c'è questo nastro di tulle, Yankee Candle. E qui sotto c'è, ma che carino! Questi sono dei tag, perché vi ripeto, sono box che riguardano Yankee Candle, ma riguardano anche altro. Qui c'è scritto il castello di zucchero, probabilmente qui dà tutte le indicazioni di questa ragazza o ragazzo, non lo so. Questo, vabbè, è il bigliettino da visita del negozio. Qui ci sono dei tag carinissimi, vedete, da attaccare ai pacchi eventualmente. Eccoli qua. E qui ci sono dei carinissimi adesivi. Questi sono adesivi da attaccare, diciamo, dove volete, nella vostra agenda, adesso che va tanto questa moda dell'agenda, o altrimenti in qualche bigliettino, nei tag che sono stati consegnati, eccetera, eccetera, che erano dentro la box, eccetera, eccetera. Io ora butto a terra tutto quello che trovo. E vediamo cosa contiene questa mystery box. No, vabbè. Sto tirando fuori, ragazzi, sto diventando pazza. Già io. C'è un profumo che voi non potete capire. Oh, mi è scappato di annusare. Prima del dovuto. Allora, vediamo un po'. Io ho tirato fuori tutto. Vi faccio vedere, allora, Yankee Candle. Veniamo alle Yankine. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 votivi e una tarte, che è una tarte però particolare. I 5 votivi sono lemon lavender. Vabbè, ora è tutto un po' mescolato, però io le profumazioni, voi sapete, io le conosco tutte già benissimo. White Gardenia, una di quelle profumazioni che devo, come si dice, ritestare. Baby powder. Ah, questa sa proprio di prodotti per i bambini. Midnight Jasmine.
cotton, vabbè, questa è l'amore della mia vita, eh? E c'è una tarte di quelle a giarettina, che ormai insomma non esistono quasi più praticamente, di pinacolo e cilantro, che a me piace tantissimo. Poi vediamo, questa è una saponettina, io non so se voi riuscite a vedere da, sì, penso sia una saponettina perché ha il profumo di una saponettina fatta a macarons, macarons, come cavolo si chiamano, mai assaggiato uno in vita mia. Madò, che buona! Troppo bella quest'idea. Poi abbiamo una confezione di Carjar Coconut Bay. Ottima, perché io ho la macchina piena di questi. Cioè, io adoro questa profumazione, tant'è che pensavo di prendere la giara quando ancora si trovava, ma avevo paura che non si sentisse, avevo sentito pareri un po' così. Ottima, sono tre, vedete? Allora, poi c'è questo sacchettino con questa carta bellissima, io non so come mai, con, ce la posso fare? Chissà, non credo, con all'interno, ora cerco di non distruggere, no, che meraviglia! Sento già un profumo meraviglioso dentro, con una tarte, sì, una tarte, ma perché? Un votivo di Fluffy Towels, adoro, e questo stupendo, perché, cioè, ma che bello! Ah, ma è proprio della Yankee. Questo bellissimo portavotivo, cioè ragazzi, io non so, sembra dipinto, è della Yankee, perché è della Yankee, però sembra dipinto a mano, veramente stupendo. Io non avendo negozi molto vicini, questi accessori ne compro pochi, nel senso che bisogna vederli di persona, a parte i bruciatori che mi colpiscono inizialmente, ne compro pochi. Veramente bellissimo. Dopodiché c'è questo piccolo sacchettino, ora vediamo cosa c'è dentro. Ci sono delle, eccole qua, le chips. Sono delle, che buone, delle piccole foglioline. Io queste le ho già provate, avevo già anche girato un video perché le avevo trovate in un negozio, poi il video è morto insieme al telefono che è andato in assistenza, che vanno le bruci essenze così come ci vanno le tarte. Fidatevi che una di queste profuma tantissimo, a volte anche la seconda accensione. Io non avrei mai pensato. Ottime, sono soddisfattissima. Io, come vi dicevo, vi metto sotto nell'info box i vari link alle varie informazioni eccetera eccetera, perché comunque il costo di questa box non è uguale, è uguale per tutti, ma non è uguale a seconda di quanti mesi vi abbonate, però veramente sono contentissima, molto contenta. Io vi saluto, vi faccio di nuovo vedere questa meraviglia, perché per me è una meraviglia, cioè acceso deve essere spettacolare questo qui. Vi ho fatto vedere tutto. Vi saluto, vi invito a controllare l'info box e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! So good, misunderstood. You do the things that no one should. Your heart's pure.